Data la natura di SCP, esso deve essere contenuto nei server della Discord Inc. SCP è un server Discord creato da Mr. Creepypasta666, denominato SCP-1, uno youtuber italiano il cui contenuto si basa sulla fondazione e i vari SCP. Come SCP-1 abbia accesso a tali SCP è sconosciuto. Nel server è presente un bot, denominato SCP-2, che sembra essere senziente. Il bot fornisce un comando che visualizza qualsiasi SCP in italiano o in inglese e sembra comprendere anche gli SCP della branca italiana. Quando un utente entra nel server, gli viene assegnato il rango civile e può diramare in tre diverse categorie a seconda di quanto sia attivo nel server. La categoria si può cambiare reazionando a un messaggio di SCP-2 con la giusta emoji. Il server possiede un emoji raffigurante un chiodo blu, denominata Sticky da SCP-1. Reazionando a qualsiasi messaggio con questa emoji, il messaggio potrebbe venire scelto dal bot come importante e verrà inoltrato in un canale di sola lettura chiamato Sticky. Ad SCP-1 sembra piaccia questo meccanismo, in quanto vuole che gli utenti reazionino con lo Sticky ai messaggi che trovano divertenti per un motivo o un altro. I test mostrano che più alto è il rango nel server, più valga il proprio Sticky. Ad esempio, per rendere un messaggio sticky ci vogliono 13 membri di rango Safe, 7 di rango Euclid, 5 di rango Keter o 2 di rango Apollyon. La seguente nota è stata rilasciata al sito della Fondazione. Ehi, se non ve ne eravate accorti, questo video era una pubblicità per il Discord. Entrate, il link in descrizione, potete parlarmi e far tutto quel che volete, purché sia nelle regole. E niente, ci vediamo lì. Il link in descrizione, nel commento pinnato, alla fine del video, su Twitter, insomma dappertutto. Ci vediamo lì. Firmato Mr. Creepypasta666. Il canale YouTube di SCP-1 deve essere tenuto sotto controllo per evitare che questo documento venga esposto alla popolazione.